È vero che la potenza del capitale, il biopotere capitalistico è invincibile? Ci sembra di sì. Eh sì, è pervasivo. Tutta la società è una società di mercato. Questi non sono slogan da centri sociali, eh. Questa è una fotografia del presente. Ditemi qual è un ambito dell'esistenza che non sia sottoposto a valutazione e monetizzazione e mercificazione. Ditemene uno e poi dopo io sono contento. Io ne ho trovato uno solo, entrare in una brutta chiesa per pregare. Quello te lo lasciano fare. Già se la chiesa è bella devi pagare per entrare. Queste cose. È molto probabile che vada a finire così. Se la richiesta di sovranità la intercetta solo la destra, è molto probabile che vada a finire che ci teniamo il capitalismo più l'intolleranza. Se per caso la sinistra cominciasse a fare il suo mestiere, magari una sovranità rafforzata potrebbe portare il paese verso una situazione di stato sociale, non dico come quella degli anni 60 o 70, ma una situazione di minor squilibrio, non si chiede mica tanto. Certamente, la prospettiva che devi avere in mente è quella di superare la forma di produzione capitalistica, perché se non ce l'hai in mente non fai neanche il primo passo, che come sempre in attesa della rivoluzione mondiale è un compromesso. Costringi l'avversario a un compromesso. Non è difficile, è stato fatto. Torniamo a farlo. Adesso c'è un pugile vittorioso e l'altro al tappeto. Dice, ma è sbagliato leggere le cose in questo modo? Siamo tutti sulla stessa barca, il corpo sociale è un corpo organico, non ci sono vincitori e vinti, eccetera, eccetera. E questa è la favola dell'ordoliberalismo. La favola del neoliberismo è non mi importa niente di vincitori e vinti, la vita è una giungla, vinca il migliore e vai al diavolo. L'ordoliberalismo ci dice no, c'è un corpo sociale organico, c'è posto per tutti, purché non ci sia l'idea di una lacerazione, di un conflitto, ci deve essere l'idea della collaborazione e poi vedrai come andiamo bene. Non hanno funzionato queste cose. O se stanno funzionando, il neoliberismo sta ancora funzionando da qualche parte del mondo, Stati Uniti, con costi sociali crescenti. Cioè, non a caso le elezioni le ha vinte Trump, che naturalmente non è un comunista anticapitalistico, ma è stato percepito come, perché se no i voti dove li prendeva, è stato percepito come il difensore dei perdenti nei confronti di poteri troppo forti. Cioè, lui era quello di sinistra e la Clinton era quella di destra. La Clinton stava dalle parti dei vincitori. Non è vero, no? L'hanno venduta così, lei non ha saputo svendersi. Ecco. Poi il risultato è che pare che il capitalismo ci sia ancora negli Stati Uniti e che non so, non sono abbastanza informato per dire peggio o meglio. Certo, c'è pure la ripresa economica, per cui in breve ti dicono, beh, gente che prima era disoccupata adesso ha un lavoro, cosa vuoi di più dalla vita? Certo, è pagato questa vita con la sottomissione ogni minuto della tua esistenza alle logiche del capitale. Ogni minuto della tua esistenza. Cioè, se vuoi scappare devi finire in mezzo ai boschi, forse. Però almeno il posto di lavoro glielo dai alla gente. Certo, poi ci sono i poveri grassi che non hanno la sanità, ci sono e come, eccetera, eccetera. Nessuno pretende la felicità in terra. Però noi qui possiamo fare meglio, sì, in che modo? Costringendo il capitale a un compromesso. Dice, ma come abbiamo un capitale esile, anemico, tu lo vuoi pure costringere a un compromesso? Dico, tanto quello resta esile, anemico. Gli abbiamo spalancato tutte le strade, gli abbiamo fatto tutte le deregulation e quelli continuano ad essere esili anemici. Allora, e in compenso abbiamo distrutto la società e siamo lì lì per distruggere la democrazia. Complimenti.
perché se è vero che quelli che votano certi partiti sono tutti fascisti, beh, allora la notizia è che più del 50% degli italiani è fascista. Mi pare leggermente esagerato. Ma certamente più del 50% degli italiani non è amica dell'ordine di cose esistente. E dentro l'ordine di cose esistente ci sono le buone maniere, la bontà verso i migranti, il rispetto degli altri e anche la democrazia. Più di metà degli italiani ha parecchio da ridire su tutto ciò. Complimenti. Abbiamo maledetto i democristiani per decenni, mentre insieme ai comunisti facevano l'Italia. Adesso ci toccherebbe pure applaudire a questi che la stanno distruggendo e dire che va tutto bene e che l'Italia è un grande paese di grandi eccellenze, che abbiamo i cuochi migliori del mondo. L'elemento derisorio è quello che è divenuto insopportabile. Tu non puoi andare a dire agli italiani che stanno bene, perché non è vero. Il 20% degli italiani sta benino, il 2% sta bene. Allora, se vuoi il voto del 20%, ecco, ti accontentato. Ti raccontiamo una cosa, che ci vuole il 51% per governare. E non lo avrai mai. Non a caso stava facendo la legge elettorale e la riforma costituzionale congegnate in modo da consentire a chi prendeva il 30% di tenersi il governo per sempre. Questo è, poi se può girare, si può dire che sono tutti fascisti. Io, francamente, consegnare metà degli italiani al fascismo mi sembra che una definizione un po' estesa di fascismo assomiglia alla definizione che dava Hobbes della tirannide, cioè tutti quelli che non ti piacciono tu li chiami tiranni, tutti quelli che votano per i partiti che secondo te non dovrebbero esistere tu li chiami fascisti. Ma bravo, però questa non è politica, dire certi partiti fossi in me non dovrebbero nemmeno esistere, non è politica, no. Non è questione di fascismo, è questione che è stata tirata troppo la corda perché di vincitori ce n'era rimasto uno solo e ha voluto strafare. Nel bene tutti euforici, nel male tutti da castigare per la nostra invereconda capacità di fare debiti. E nessuno che diceva niente. Io mi ricordo i senatori comunisti, poi di Essini, che scendevano dal treno a Bologna e dicevano: oggi abbiamo votato l'articolo 31, abbiamo fatto bene, bisognava votarlo. Bene, ed eccoti il risultato. Goditi l'articolo 81. E tu con tutto quello che ci va dietro. È chiaro che il primo che dice e io sforo il 3% e io mando al diavolo l'euro e chi sono questi di Bruxelles piglia i voti. È evidente. Alternativa? Non mandare più la gente a votare. Oppure fare tante belle agenzie neutrali, tra mille virgolette, che si occupano di tutto e lasciano al Parlamento eletto soltanto la determinazione dei giorni festivi, come capitava al Senato di Roma durante l'impero. C'era il Senato, aveva come compito quello di celebrare i giorni festivi della dinastia regnante. Vogliamo fare questo? La verità è che ci sono problemi strutturali, io non so come risolverli, però so che ci sono e gli italiani forse è meglio dirglielo, perché loro se ne sono già accorti sulla loro pelle del biopotere, almeno glielo diciamo e poi gli diciamo anche, guarda, secondo noi per venirne fuori, detto in modo veloce, biopotere vuol dire capitalismo.
Sovranità vuol dire che a un certo punto arriva un ostacolo, un vincolo, un limite che si chiama legge. Questo vuol dire. Fai una legge. La prima legge da fare, abroghi l'articolo 81. La seconda, torni a mettere l'articolo 18. Non nell'ultima versione, nella prima. Poi dopo cominci a rifinanziare la scuola, la sanità, l'università. E poi cominci a fare delle opere pubbliche. E poi dici, metti sulle tue bandiere, il mio nemico è la disoccupazione. E se l'inflazione ti schizza al 5%, pazienza. Io ero al mondo quando Andreatta emetteva i bond al 23% perché c'era l'inflazione al 22%. Sono ancora qui. Non voglio l'inflazione al 22%. Però, come mi dicono tanti colleghi esimi economisti, un'inflazione al 5, cosa fa? Ti riaggancia, ti riaccende le lotte sindacali. E beh, cioè, perché peggio di così? Ti riaccende le lotte sindacali. Bene, e facciamo le lotte sindacali. E così i padroni si svegliano e i sindacati pure. Insomma, torna un mondo fatto di sacrosanti, fisiologici conflitti. E questo è un discorso moderatissimo, che se l'avessi fatto nel 68 mi avrebbero bastonato. Va bene? E se lo faccio oggi passo per essere peggio di Lenin. Ecco, non si può vivere in un perenne stagnante declino perché fermentano i rancori, le insoddisfazioni e gli odi, ma non perché ci sono i cattivi maestri, perché c'è una cattiva politica e un cattivo paradigma economico. O lo diciamo o diamo tutto in mano alla destra. La destra economica prima fa i soldi, poi fa i disastri, poi arriva la destra politica sociale. E noi cosa ci stiamo a fare? Bah. Qual è il nostro scopo nella vita? Boh. Tutto la destra fa. Bravi. E io così, per un vezzo da anziano, sono ancora di sinistra. Guarda un po'. Però non per fare le cose della destra. Eh no. Quelle le fanno loro meglio. È che non è vero, nessuno ha pienamente ragione. Non è vero che il biopotere del capitale è invincibile. È potentissimo. Però c'è una cosa che mi conforta, il fatto che il capitale e i suoi ammennicoli mediatici continuano a temere selvaggiamente la politica, lo Stato, la sovranità, i partiti. Invece di dire, ma sì, poveri, cari, a noi piacciono i partiti, no, continuano a dire che sono brutti, sporchi e cattivi. Questo mi fa pensare che ne abbiano ancora paura. E allora, se loro hanno paura, c'è ancora un po' di speranza.